È l'ennesimo questo video non lo vedete mai. E se lo vedrete sarà un grandissimo risultato. Era Peniche dove ho fatto questa scena, penso. Cazzo, devo ritrovare, devo ritrovarli tutti. Allora ragazzi, sono in partenza per un ritrovo di Marketers e devo essere sincero, non so nemmeno dove stiamo andando. E questo è il tentativo di vlog che ho detto che avrei fatto. Vediamo se ce la farò. Ciao hermano, buongiorno. Tutto bene? Allora ragazzi, come volevasi dimostrare, il mio vlog inizia oggi, l'ultimo giorno, perché mi sono dimenticato di registrare, quindi inizia qua, in questa fantastica stazione di Borgo San Lorenzo, non so neanche dove siamo esattamente. E cosa abbiamo fatto ieri? Vabbè, abbiamo giocato a calcio ieri, sostanzialmente abbiamo giocato a calcio, abbiamo fatto un po' di altre attività, cose di questo tipo. Oggi andiamo a giocare a golf, anche se siamo già a pezzi. E niente, ora sono qua con Paolo e Manu Lovargo. Andiamo a vedere dove sono. Siamo pronti per questo golf incredibile che andiamo a vincere. Sto dentro il block de botto. Credo che ruberò un po' di riprese a Paolo. Sì, le hai fatto tu. Perché Paolo ne ha fatte tante anche più belle delle mie con i droni. No? Io l'ho visto riprendere poco. Vabbè, gli ruberò quel poco che ha e racconterò io. E poi io a mia volta ruberò le cose che voi avete fatto per fare un mio mini vlog. Ma già montate. Esatto. Cioè, montando già. Cambio solo l'inizio. Che hai combinato quel braccio, guaglio? Ho fatto un gesto atletico clamoroso. Palla volante, stop di petto, palla che si alza rovesciata, parata del portiere e braccio rotto. Ah, perché a te ha mentito. Perché a te ha mentito sapendo di mentire. Perché l'ho promesso non avrei giocato a calcetto fino alla maratona. E invece sto giocando. Ma a chi l'hai promesso? A Giacomo, mi sta seguendo la preparazione della maratona. Potresti dire in questo vlog che è il tuo preparatore atletico, Giacomo? Il preparatore atletico. Ma lui lo sa di questo? Sa di questo, ma sa la storia del basket, non quella del calcetto. Però, e ora la saprà. Ora la saprà. Se lo pubblicherai, ovviamente. Il tuo nutrizionista lo sa di questo invece. Questo invece è il nutrizionista, non lo sa. Diciamo che è un gioco basato sulle persone. Chi è il nutrizionista? Perché lì Roberto attaccato anche lui, purtroppo non era consentito nel piano nutrizionale. Mangiala col gesso. Guarda qua, sto mandando questa fotografia al preparatore atletico per la maratona di... e quindi ha fatto piano nutrizionale e anche preparazione fisica che ha distrutto tutto in una settimana. Quindi io adesso vi mando tutto, braccio rotto e cornetto la mattina. Tutto. Giacomo e Roberto, state tranquilli, ce la facciamo. Fagli il pollice col gesso. Ce la facciamo. Avevo chiesto a Renny di tenermi questo, la cusa degli occhiali e il portafoglio, e dopo un minuto l'ho lasciata là, sul bancone, completamente abbandonato. Ora c'è una testimonianza che verrà lasciato qua insieme al mio portafoglio. Eccoci qua, li troverai sani e salvi al ritorno. Speriamo. Allora ragazzi, Renato, gli ho lasciato qua 2 ore fa questi e sono rimasti abbandonati qua, completamente abbandonati.
ragazzi, stiamo provando a fare una parte di questo vlog in cui volevamo fare il contenuto, che alla fine, cioè, il vlog è un contorno, volevamo fare contenuto. Il problema è che siamo in mezzo al nulla, come vedete, non c'è nulla. E però c'è una motosega da stamattina alle 8 che fa un macello incredibile, non riusciamo a trovare una location. E quindi, non so, al momento non abbiamo una soluzione. Mal che vada, lo registreremo in casa, anche se siamo in un posto stupendo. Allora, ragazzi, proviamo in casa nostra, che tra l'altro mi sa che non l'ho ancora fatta vedere in questo vlog, ma molto carina, molto rustica, ma siamo in mezzo a nulla in Toscana. E qua c'è già Emma che è venuto a testare la postazione. Direi che è perfetta. Alla fine non è male. No, dai, ci sta. Allora, di cosa volevamo parlare in questo video? In realtà volevamo parlare di un sacco di cose. All'inizio volevamo parlare di come si lancia un progetto online, però veniva fuori un po' troppo lungo, cioè non ci sarebbero bastati 5 minuti. Faremo altri video più avanti sicuramente, però magari diviso in step. Oggi invece volevamo parlare di un'altra cosa comunque fondamentale per tutto quello che riguarda il nostro lavoro, ovvero del concetto di catturare il nostro pubblico. Cosa significa? Adesso lo capirete. Comunque l'idea è questa: molto spesso lanciamo un progetto online, come io ho appena lanciato il mio sito personale, e pensiamo sempre che l'idea principale sia quella di portare le persone a leggere più articoli possibili, a rimanere tanto tempo sul sito, ed è vero, è importante, perché queste dinamiche creano fiducia verso quello che fai, creano anche autorità verso te che stai scrivendo. La cosa però è in realtà veramente più importante, se poi il vostro lavoro è quello di voler fidelizzare il più possibile il pubblico e anche volendo di vendere poi magari quello che è il vostro prodotto, è quello proprio di catturare, chiamiamo così, è brutto come termine, la persona. Cosa vuol dire? Sul mio sito web l'obiettivo principale è quello di fare lead generation, ovvero di raccogliere i dati della mia persona, quindi l'email, in modo tale che se anche una persona visita solo una volta il mio sito, potrò rimanere in contatto con lui tramite l'email marketing. E questa cosa la facciamo un po' ovunque nei nostri progetti, in modi diversi, non solo tramite l'email, ma in tantissimi modi più disparati. Per esempio possiamo nominare il pixel di Facebook. Pixel di Facebook, che è uno degli strumenti con cui riusciamo a tracciare i nostri utenti e poi riuscire a recuperarli sul canale Facebook specifico o su Instagram. Riusciamo a farlo, per esempio, esatto, anche tramite il bot di Messenger, che è uno degli strumenti forse oggi più potenti che possiamo avere, perché i nostri utenti ricevono una notifica direttamente sul loro account, quindi capite bene che stiamo entrando in una relazione diretta. Quello che diceva Andrea è, secondo me, uno dei concetti forse più importanti che riguardano la vendita, ma che in realtà quando si parla di vendita uno si dimentica, perché uno pensa sempre alla conversione, convertire, quindi vendere il prodotto, offrire proprio, cioè concentrare sul momento in cui l'utente dirà acquisto. In realtà, esatto, la vendita comincia in quel momento lì, cioè il momento in cui noi riusciamo a creare un canale di comunicazione che possiamo riutilizzare nel tempo per comunicare con il nostro utente. Quindi, come dicevamo prima, la sua email, avere un contatto email significa avere un canale di comunicazione diretto che possiamo riutilizzare, con cui creiamo quella che è la relazione che poi prepara la vendita. E continuare a dare valore alle persone. Oltre all'email, un'altra cosa che usiamo, che non sembra mai, ma è la community, i gruppi Facebook. Cioè, i gruppi Facebook nascono, almeno nel nostro campo, proprio per questo motivo. Marketer stesso è nato all'inizio dal blog di Dario, erano persone che seguivano il blog. Dopodiché abbiamo deciso di creare un gruppo Facebook. E in questo modo possiamo comunicare, intanto in un modo quasi più one-to-one, in cui c'è uno scambio reciproco. Cioè, uno scrive e l'utente ha sia un ruolo attivo che passivo, può scrivere, leggere, sia nei confronti di noi che abbiamo creato le community, sia nei confronti di tutti gli altri utenti. E inoltre sappiamo che tutti i nostri utenti sono lì, possiamo mandare comunicazioni, possiamo continuare a scrivere post, possiamo, insomma, fare di tutto. E questo è il concetto forse fondamentale che sta alla base delle vendite online, ovvero riuscire ad avere quanti più contatti possibili con le persone che entrano in contatto con noi. Quindi li attiriamo, cioè il sito web può essere la base, ma come può essere la YouTube? Dopodiché trovare il modo di riuscire a rimanere in contatto con queste persone su quanti più canali possibili, neanche quanti più possibili in realtà. No, su quelli, diciamo, adatti in cui il pubblico a cui ci rivolgiamo è abituato a stare, anzi il pubblico preferisce ricevere i contenuti. Esatto, se Marketers fosse un gruppo Telegram probabilmente non funzionerebbe magari così bene come funziona con un gruppo Facebook. Quindi capire anche qual è il canale preferenziale
per le persone che entrano in contatto con noi. Esatto, c'è un esempio bellissimo che io ripeto spesso ai nostri clienti, che è quello della community di GoPro. Cioè spesso quando dobbiamo lanciare una community, tutti mi dicono community, lanciamo il gruppo Facebook. Beh, dipende il pubblico che abbiamo. Magari gli utenti di una certa età o di un certo segmento non sono abituati a stare su Facebook o non sanno neanche che esista la possibilità di avere dei gruppi Facebook. Nel caso di GoPro, probabilmente che cercavo un pubblico molto molto ampio, la loro community non è altro che la loro mailing list, il loro video, e quindi far parte della community di GoPro significa essere iscritti alla newsletter e fruire dei loro contenuti, guardare i loro video su YouTube, i loro video anche su Facebook, ma è un concetto di community un po' più allargato che va al di là di quello che è lo strumento. Sì, che però ti tiene comunque in contatto con GoPro. Permette comunque a GoPro di comunicare con te in maniera costante e anche di creare una sorta di rapporto con le persone che comprano GoPro, a farti sentire parte di un gruppo, parte di una community. Tra l'altro io a proposito di questo commisi un grande errore. Un tempo avevo un e-commerce che vendeva vari prodotti, tra cui prodotti per, diciamo, il cui target erano donne over 40. E cosa feci? Stupidamente, che poi si impara dai propri errori, no? Creai un... facevo advertising su Facebook e portavo le persone all'interno di un bot di Messenger. Quindi le tenevo all'interno del mio bot di Messenger. Per chi non lo sapesse, sono delle automazioni che permettono di mandare messaggi in modo automatizzato all'interno di Messenger, il sistema di messaggistica di Facebook, e di poterli scrivere quando vogliamo. Una sorta di mailing list, ma su Messenger. E cos'è successo però? Che queste persone non erano abituate a questo modo di comunicare, cioè era un modo proprio che una cosa troppo nuova per queste persone. Quindi loro avrebbero dovuto cliccare sui pulsanti del bot e invece scrivevano le cose più disparate sotto. E ovviamente cosa è successo? Che non ha funzionato, perché volevo mandare le comunicazioni ma la gente non le recepiva come comunicazioni. Probabilmente per un pubblico del genere sarebbe stato meglio magari anche un gruppo Facebook, perché no, probabilmente era anche molto meglio i gruppi Facebook. O anche WhatsApp stesso, che oggi è uno strumento WhatsApp, che è sempre più utilizzato anche proprio per... Sì, anzi, forse WhatsApp sarebbe stato il migliore proprio. Esatto. Sono tutti i target, diciamo, per 50, ormai sanno tutti utilizzare WhatsApp, sì. Ed è lì che stanno. Pensiamo banalmente alle stories su WhatsApp, cioè gli unici che li utilizzano sono appunto il target o il pubblico over 50, quindi se riusciamo a stare su quel canale a comunicare con loro... Certo, il problema di WhatsApp è che ancora non permette un livello di automazione tale come quello del bot di Messenger, quindi bisogna poi riuscire a capire cosa si vuole fare con lo strumento. Però fondamentale, come diceva Andrea, è capire lo strumento più adatto per il pubblico a cui ci stiamo rivolgendo. Quindi questa è una cosa che va pensata o a priori, se riusciamo a capire qual è il nostro target, oppure possiamo capirlo pure dopo che abbiamo lanciato il nostro progetto. Cioè, inizialmente proviamo a utilizzare più canali, vediamo quale performano meglio, come si comportano gli utenti, e poi in base ai dati che abbiamo poi scegliere il canale da privilegiare. Esatto. E spingiamo su quel canale soltanto. Esatto, proprio più iniziamo a capire veramente il nostro pubblico, più riusciamo a creare il prodotto migliore. Esatto, perché forse questa è la parola chiave, è capire il nostro pubblico. Cioè spesso noi ci limitiamo a utilizzare questi strumenti per comunicare con il nostro pubblico. Esatto, sembra sempre che hai un sito, allora devi fare email marketing. Cioè nel mondo dell'online sembra tu devi fare email marketing. Non è detto, è un ottimo strumento, lo usano veramente quasi tutti, non è detto che sia il canale migliore per comunicare col tuo particolare tipo di pubblico. Comunque, per questa parte contenutistica di questo vlog, direi che ci possiamo fermare qua. Il punto generale è questo: avete un progetto, avete un'idea, chiedetevi come poter rimanere in contatto col vostro pubblico al di là della semplice visita del vostro sito, della semplice lettura di un vostro articolo, della semplice visione di un vostro video, di un vostro contenuto. Esatto, e tanto più sarete bravi a trovare un canale che permette di creare una relazione, tanto più poi nel momento della vendita, in questo caso della conversione, ci saranno probabilità che tutto vada a buon fine, che quindi si riusciranno a portare a casa i risultati che uno si aspetta. E direi che possiamo chiuderla qua. Ci vediamo sul campo da calcio. Bella. La partita è difficile adesso, la carica sulla corsia. Mario perde aderenza, poi... E lo ci prova, bloccato. No, Luke, Botto la recupera, salta l'uomo, al tu per tu, Botto, non va. No, Luke. Una cosa che mi piacerebbe fare, e che un giorno secondo me farò, è tutta la gamba in giapponese, gamba sinistra. Cos'è che volevi fare sulla schiena? Un leone e un serpente che combatte. Poi vai, vai, vai. Due eliche sulle chiappe. Stai scherzando? Però non te le vede nessuno.